anche qui da St. Albans mi sto ponendo una domanda. Come ha riportato ovviamente anche la app di OneFootball, sappiamo tutti, Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Ai tifosi del Milan interessa relativamente, anche se, come ho detto nel video precedente, il cambio di allenatore potrebbe portare dei cambiamenti su tante panchine che potrebbe toccare questo cambiamento anche alla panchina del Milan, sempre che non rimanga Rino Gattuso. E quindi dicevo che può interessare relativamente. Qui sono a Londra, o meglio a St. Albans, non lontano da Londra. Domani sarò qui a vedere la partita di FA tra Watford e Manchester City, ma mi sto ponendo il problema, anche se sono lontano da Milano, quale sarà la reazione della Juventus a questo shock tremendo, il cambio di panchina dopo 5 anni, il cambio di un allenatore che ha vinto tutto e ha conquistato, dico conquistato, anche due finali di Champions League. Quale sarà la reazione? È una domanda ovviamente che ci interessa, perché si gioca Juventus-Atalanta, che è la partita, nel caso che il Milan vinca col Frosinone, e ho già detto che non deve perdere energie per capire come finirà Juventus-Atalanta, ma deve essere concentrato a questa partita, ma indubbiamente Juventus-Atalanta interessa tanto, perché se la Juventus riuscisse a fermare l'Atalanta, indubbiamente il Milan avrebbe delle chance in più per arrivare quarto. E allora quale sarà la reazione della Juventus? Shock? Una partita decisamente forte per salutare alla grande l'allenatore che se ne va? Oppure magari sarà una squadra distratta da questo avvenimento? Domani l'allenamento con Massimiliano Allegri, che poi avrà ancora una settimana da stare con i suoi ragazzi presumibilmente. E quindi ci voleva o non ci voleva? Secondo me non ci voleva, perché avrei e tutti i tifosi del Milan avrebbero voluto una Juventus decisa a festeggiare, perché alla fine della partita c'è la festa, a festeggiare questo suo quinto scudetto dell'era di Allegri, ottavo degli ultimi 8 anni, un record straordinario. Quindi non ci voleva. La reazione io adesso non è facile ipotizzarla, non è facile immaginarla, ma non ci voleva. Adesso vedremo, domani ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri con il presidente Andrea Agnelli, ormai è ufficiale l'addio, non sappiamo ancora in questo momento quali siano i candidati, si fanno tanti nomi, alcuni no, Conte assolutamente da Torino, Conte possibile, Sarri è libero, quindi siamo ancora nel campo delle ipotesi. Non ci voleva, volevamo forse una Juventus concentrata, però attenzione, dobbiamo essere coerenti, abbiamo sempre detto, non perdiamo energie su Juventus-Atalanta, ma perdiamole per Milan-Frosinone. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.